La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Nella gioia del Cristo risorto celebriamo l'Eucaristia. In comunione di preghiera innalziamo i nostri cuori alla lode e al rendimento di grazie. Cristo è vivo ed è risorto. Nei nostri cuori. All'inizio di questa celebrazione riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia del Padre. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato. Di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente.
Hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna. Concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione di essere rinnovati dal tuo Spirito per rinascere nella luce del Signore insorto e che Dio liberi di accogliere l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò verificando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi, infatti, siete morti e la vostra
Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, buona Pasqua. Per quanto ci possa sembrare strano, l'esperienza che stiamo vivendo in questo tempo è quella che più assomiglia all'esperienza pasquale, che oggi inquadra l'obiettivo su quel sepolcro vuoto. Stiamo vivendo giorni di vuoto, segnati dall'assenza di incontri, vuoto di volti, vuoto di presenze, vuoto di riti, che seppur è colmato in parte dall'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione, rimane pur sempre vuoto. Si assomiglia questo vuoto a quello che si legge e si intravede sul volto e nel cuore di chi ha vissuto la prima Pasqua. Forse non si sentivano così le donne che vanno al sepolcro. Non vivono l'esperienza del vuoto i discepoli a cui è stato tolto l'amico. Non si trovano davanti al vuoto Giovanni e Pietro che corrono frettolosamente verso il sepolcro. Vivono il dramma di chi ha perso, di chi ha perso il senso e il centro della loro vita. La gioia della Pasqua non è partecipare ad un film a lieto fine, per cui tutti vissero felici. Non è cancellare il dolore e la fatica del mondo e della quotidianità, ma è riscoprirci capaci di dialogare col vuoto che è abitato da Dio. Donna, perché piangi? L'esperienza del vuoto diventa allora l'esperienza dell'incontro con Dio. Proprio nel vuoto discepolo amato vide e credette insieme a Pietro. Un virus diffuso e violento ci ha tolto la nostra serenità, la nostra sicurezza, le nostre abitudini, i nostri incontri, i nostri affetti. E oggi, nel giorno di Pasqua, questo si avverte ancora di più.
tocca vivere nel vuoto oggi che è Pasqua, che è festa. E chissà per quanto tempo ancora. E perché questo tempo non sia solo e soltanto l'assenza di persone, di contatti, di incontri, deve assomigliare a quel sepolcro vuoto, preludio di un incontro che ha cambiato la storia dell'umanità e può cambiare anche la nostra storia personale. Quel vuoto deve infondere coraggio e speranza, che ci permettono di correre e di contemplare il mistero della vita che vince. Le donne, i discepoli non hanno contemplato la morte, ma la vita che ha vinto, anche di fronte al virus. Auguro a me e a voi di fare questa esperienza. Nel vuoto riconoscere e adorare la vita che vince. Riprenderemo la corsa, spero non frenetica e affannosa, per non dire inutile, di ciò che stavamo facendo prima. Uscendo dalle nostre case, correremo come Giovanni e Pietro, e a tutti dovremmo testimoniare la bellezza e la gioia della risurrezione. Auguri di una santa Pasqua del Signore vivo e risorto. Fratelli e sorelle carissimi, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo. Siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte, risorgere con Lui a vita nuova. Ora, al termine del cammino penitenziale della Quaresima, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, le quali un giorno abbiamo rinunziato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio. Santa Chiesa Cattolica. Rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunziate alla seduzione del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia, in Cristo Gesù, nostro Signore, per la vita eterna. Fratelli e sorelle, nell'esultanza della Pasqua, siamo riconoscenti al Signore, che sempre ascolta la voce di quanti confidano in Lui. Questa certezza eleviamo la nostra comune preghiera. Preghiamo insieme, diciamo: Signore risorto, ascolta la nostra preghiera. Signore risorto, ascolta la nostra preghiera. Perché la Chiesa, animata dalla forza dello Spirito Santo, annunci sempre con gioia e convinzione che in Cristo Signore la morte è stata vinta. E per tutti è aperta la strada della risurrezione.
Preghiamo. Signore risorto, ascolta la nostra preghiera, perché quanti sono impegnati nelle opere di promozione della pace, sospinti dalla forza che viene dalla risurrezione di Cristo, non si scoraggiano mai nel loro impegno. Preghiamo. Signore risorto, ascolta la nostra preghiera, perché coloro che trascorrono questi giorni di grazia in situazioni disagevoli possano vivere la vicinanza dei cristiani nella preghiera e nella solidarietà. Preghiamo. Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera, perché la nostra comunità abbia la forza necessaria per superare divisioni e discordie, nel nome di Cristo, vincitore del peccato e della morte. Preghiamo. Signore Signore Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, il Signore risorto sostenga la nostra debolezza che si è espressa nella preghiera che ti abbiamo rivolto, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Esultanti per la gioia pasquale che offriamo, Signore, questo sacrificio, nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa, per Cristo. Signore sia con voi, in atto i nostri cuori.
veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. E lui verrà agnello che ha tolto i peccati del mondo, e lui che morendo ha distrutto la morte, e risorgendo ha ridato a noi la vita. Questo mistero della pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Mistero della fede. Celebrando il memoriale
possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Dama e tutti i santi, nostri intercessori e presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona al Padre pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa benedetta sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gianfranco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale
Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Preghiamo, proteggi sempre la tua Chiesa di Onnipotente con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovati dai sacramenti pasquali giunga la gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Sacramento della confermazione, nelle giovani coppie che
che avevano già programmato e stanno riprogrammando di celebrare il sacramento del matrimonio. Non sono io a prometterlo, ma è Gesù. Torneremo a correre più liberi per dare testimonianza alla bellezza del Signore risorto. A tutti voi che ci avete seguito da casa, auguri di una santa e serena Pasqua del Signore risorto. Vi invito a restare a casa, non solo, ma a rimanere connessi, perché tra poco, 10 minuti, io e il sindaco vi presento, Mario Bellotti, che ringrazio per la sua presenza e vicinanza, scenderemo in cripta a rendere omaggio e ad elevare la nostra preghiera a Dio attraverso la potente intercessione del nostro santo patrono Adamo. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Alleluia, alleluia.